Arabat è una startup innovativa per il riciclo di batterie a litio esauste e il recupero di metalli preziosi in esse contenuti attraverso un processo tecnologico avanzato. Un processo idrometallurgico basato sull'impiego di scarti degli agrumi, più precisamente buccia delle arance. Il team imprenditoriale che ha seguito il percorso di accompagnamento estrazione dei talenti di Arti Puglia consta di me, Leonardo Renna, Giovanni Miccolis, Vincenzo Scarano. E abbiamo seguito questo percorso molto affascinante, molto ben strutturato, con il supporto della Factory Startman. Alla base del nostro processo innovativo vi è un'idea di trattamento idrometallurgico innovativo basato sull'utilizzo degli scarti agroalimentari e acido citrico per recuperare dalle batterie agli ioni di litio esauste i metalli e i composti metallici preziosi che sono contenuti all'interno, ovvero il carbonato di litio, l'idrossido di nickel, l'idrossido di manganese e l'idrossido di cobalto, che ben presto speriamo di portare sul mercato. Estrazione dei talenti è stato un percorso abbastanza lungo e soprattutto formativo, che ci ha permesso di rafforzare e consolidare alcune conoscenze necessarie per la realizzazione della nostra idea di business, conoscenze come per esempio alcune approfondite in termini di business e concetti in qualche modo afferenti al mondo chimico. E se dovessi definirlo con diciamo delle parole, me ne vengono in mente due, ovvero determinazione e costanza. I risultati principali che abbiamo raggiunto attraverso questo percorso sono stati essenzialmente due. Il primo risultato riguarda lo sviluppo pre-competitivo della nostra idea di business. Attraverso gli esperti, mentor, coach, tutor, abbiamo realizzato una serie di studi molto approfonditi per dimensionare il mercato, lo scenario competitivo, l'analisi degli approvvigionamenti che danno una struttura più organica al nostro progetto imprenditoriale. D'altro canto, abbiamo anche raggiunto un altro risultato fondamentale. Abbiamo terminato di convalidare a livello tecnico-scientifico l'idea di base del nostro processo innovativo. Un altro risultato straordinario che abbiamo raggiunto è la costituzione. Sì, perché da team informale il gruppo Arabat si è costituito in una SRL, in una startup innovativa, e la campagna di comunicazione che ha lanciato il nostro progetto è stata così forte che sono giunte manifestazioni di interesse un po' da tutto il mondo. Mi viene da pensare il Canada, da Singapore, proprio ieri dal Parlamento europeo. Facendo riferimento al futuro, il primo step da perseguire è quello ovviamente della realizzazione di un impianto pilota di tipo non soltanto dimostrativo ma anche produttivo, che ci in qualche modo offra la possibilità di verificare la fattibilità su scala industriale della nostra idea, che è sicuramente il fine ultimo al quale ambiamo e per il quale in qualche modo cerchiamo in questo momento degli investitori. Per rintracciarci potete seguire le nostre pagine social su Facebook, su Instagram, su LinkedIn e anche sul nostro sito web www.arabat.it.